Anita! Signori, siamo in presenza di una grandissima artista che mi ha fatto emozionare talmente tanto che mi ha ricordato l'anno in cui vinsi il Festival di Sanremo e ho provato, sai, la stessa emozione quando ti ho sentita cantare e poi vincere lo Zecchino d'Oro e avevi espresso questo desiderio. Qual era il tuo desiderio? Andare con te. E allora questo penso che sia un momento molto importante della tua vita perché hai capito che desiderando qualcosa si può avverare e io sono la prova che oggi sono venuto con te a duettare insieme a te con questa canzone che, con la quale hai conquistato tutta l'Italia, con la tua voce meravigliosa, la tua presenza e io sono stato veramente felice di essere qui con te e di affidarti anche una delle mie canzoni preferite che hai appena cantato e lo chiederemo agli alberi. Sono molto felice, lo dico anche a voi, che si sia creato nel tempo questo rapporto col mondo delle scuole, dei bambini. È un privilegio veramente questo, essere entrato nel loro cuore e questa canzone che poi è arrivata in tutta l'Italia nasce proprio dal voler rispettare i bambini e non trattarli come persone minori rispetto a noi adulti, anzi, molto spesso i bambini hanno tanto da insegnare a noi adulti. E quindi adesso la eseguiamo insieme per la prima volta con la promessa che mi hai fatto prima. Qual è questa promessa? Te lo ricordi? Ah, che vengo in tournée con te. Ho deciso infatti di invitare, col permesso dei genitori meravigliosi di Anita, di invitarla a tutte le mie prossime date, che si svolgeranno da qui a settembre, a Terni, a Pesaro, a Jesi, a Senigallia. Insomma, me la porto in tour con me fino a quando si potrà. Sei contenta? Sì. Pronti? Io l'ho scritta e lei la canta, però riprendiamo dalla seconda strofa. Quando vuole, io sono un fuoco. Carico, ce la capo? No.
sono. Vabbè, ok, ok. Rifacciamo da capo, da capo. No, no, no. Andiamo da metà. Sì. Ok. Un, due, tre. Io sono cuoco, ho una ricetta segreta che mi permette di saziare tutto il mio pianeta. Io sono un poeta e voglio a te raccontare ciò che non posso vedere, ma non smetto di sognare. Alza la testa e prova a sentire. Ci piace ridere, ci piace correre, giocare al vento in piena libertà. Ci piace vivere, parlare agli alberi, che è bello perdersi in questa realtà. Ci piacerebbe sapere l'effetto che fa quando qualcuno ci ascolta e riesce a fidarsi di noi. Siamo custodi di questo pianeta, voliamo leggeri con ali di seta. Conoscici in fondo e guardati attorno, c'è posto per tutti in questo nuovo mondo. In questo nuovo mondo. Io sono un bambino, sapete cosa vi dico? Trasformerò uno sconosciuto in un nuovo amico. Grazie Anita. Prego. Sei contenta? Sì, sono tanto contenta. Vuoi salutare tutte queste persone che sono venute a sentirti? Sì. Che gli vuoi dire? Ciao. Sono più emozionato io di lei, ma stiamo lì, eh. Allora ti ringrazio per questa grande emozione, per questo onore di aver cantato con me, e ti aspetto ai prossimi concerti. Salirai sul palco ancora e faremo emozionare tanta altra gente, ok? Sì. Anita, un applauso gigantesco!